Eccoci, 11:25, il nostro primo ospite della mattinata, dopo chiaramente Carlo Di Giovanni per la carrellata sul calcio del weekend. Diamo il benvenuto a un nostro amico, lui è Tonino Simonetti, consulente del Comune di Montefrandone per la cultura, nonché regista di una compagnia teatrale, Nuovo Teatro Piceno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, una passione in realtà che porta avanti da una vita e che finalmente dalla passione è passato anche al lavoro. O sì, forse no, è il contrario, a un rincorrersi continuo. No, è una passione nata, io quest'anno festeggio 50 anni di teatro, perché il mio primo spettacolo che porta la mia firma avevo 20 anni ed era 8 gennaio del 65. Caspita! Era la mia prima locandina, quindi quest'anno faccio 50 anni di teatro. Allora bisogna festeggiare, come andò quello spettacolo 50 anni fa? Ovviamente era uno spettacolo più che altro per studenti, perché eravamo tutti a studenti livello amatoriale. Universitari. Mm. Però lo facemmo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli. Però! Eravamo tutti amici, studenti, universitari, era una presa in giro addirittura dell'Iliade di Omero, si chiamava Omero 64, era una presa in giro dell'Iliade. Potrebbe quindi essere preso questo nome anche per una prossima band, no? Sì, Omero 64, no? Molto carino davvero. E poi da lì insomma un percorso importante, o perlomeno si è iniziati in quella maniera molto scherzosa, sì, fino poi a diventare tutto un pochino più professionale. Poi è diventato all'università, mi capitò di frequentare un corso di regia teatrale e da lì è nata la passione. Ho contato proprio pochi giorni fa, ho contato 130 spettacoli teatrali e 20 opere liriche, quindi insomma, regia. Dallo quindi scherzo si è passato bel poi bagaglio. Esatto. Alle poi nel frattempo ha scritto anche un libro, o forse sì, più di uno. Uno, adesso ne sto scrivendo un altro dedicato ai ragazzi handicappati, fare teatro con i ragazzi che portatori di handicap, che, sì, che è un'esperienza che ho fatto per 4-5 anni ed è stata molto positiva, per me toccante, ma direi molto positiva. Allora voglio dare degli strumenti alle insegnanti, perché il teatro a questi ragazzi fa molto bene, per la voce, per la postura, ci sono degli esercizi che fanno molto bene, che giocando fanno degli esercizi che fanno anche bene a loro. Bene, allora il libro comunque si chiama Teatrando, manuale con 100 esercizi per fare teatro, una copertina molto colorata, proprio sì, di Tonino Simonetti, ed è un volume, se vogliamo, anche piuttosto consistente, perché sono circa 200 pagine di scritto. Sì, sono 100 esercizi, sono divisi per argomento. Sì. E quindi sulla respirazione, la dizione, la recitazione, eccetera. E sono tutti esercizi facilmente, tranne qualcuno che andrebbe sì, spiegato, ma sono tutti esercizi che un insegnante può far fare ai loro ragazzi, che vanno dalla terza media in su, insomma, ecco. Ed è bello pure questo fatto della dizione, no? Per esempio, si dice amaca e non amaca? Esatto. Sono degli errori che noi facciamo sì, costantemente. Esatto. Sì. Quindi si dice amaca? Sì. Ci mettiamo sulla maca oggi pomeriggio? È così, giusto? Sì, sì, esatto. No, mica do limiti. Oppure per esempio callifugo, perché, e non callifugo. Esatto. Vabbè, callifugo, ok, cioè. Per esempio, cioè, sento anche in televisione, sento dire utensili, si dice utensili. Aia, facciamo un sacco di errori. Che per poi esempio, non si dice Friuli, ma Friuli. Sì, esatto. Oh mamma mia, qua veramente cadono. Infatti lì io ho pubblicato quelli più correnti, esatto, perché esatto, ce ne sono migliaia di errori che noi facciamo. No, vabbè, io non posso leggere, sennò rimango male. Allora, però, visto che il nostro amico Tonino Simonetti è anche consulente del Comune di Montefrandone per la cultura, beh, dobbiamo dire una cosa molto bella, che fra poco approfondiremo. Torna il teatro, la stagione teatrale a Montefrandone, provincia di Ascoli Piceno, dopo 50 anni, eh? Esatto, c'era un teatro che è stato smantellato 50 anni sì, fa e si sono ritrovati dei reperti, oggetti di scena, scenografie, pezzi di scenografie, eccetera, in un magazzino, e dei documenti che attestano che fino a 50 anni fa a Montefrandone si faceva teatro. Si faceva teatro. Era l'ultimo piano dell'attuale comune, adesso ecco, sono uffici.
e adesso sono uffici. Fra poco ci faremo raccontare però da Torino Simonetti come, quando e perché. Finalmente torna questa stagione teatrale al comune di Monte Prandone. Si parla di teatro, si parla di cultura, si parla di insomma un'arte che ci piace fare, soprattutto se poi la mettiamo in scena per dei motivi molto interessanti, come possono essere quelli della formazione dei ragazzi in generale, la formazione dei ragazzi disabili, e perché no invece anche per mettere in atto qualcosa di bello, di allegro, o che aiuti il pubblico a svagare un po', eh? Tonino Simonetti con noi questa mattina a raccontarci il teatro a Monte Prandone. Torna finalmente dopo 50 anni questa stagione. Sì, torna dopo 50 anni in un teatro ovviamente nuovo, non il vecchio teatro che è stato smantellato, ma il Teatro Pacitti, che è un teatro modernissimo, anche molto bello, molto comodo, contiene 120 posti, quindi non tantissimi. E abbiamo deciso di portare questa stagione teatrale fatta di compagnie amatoriali, ma nel senso non diminutivo, perché non hanno niente da invidiare ai professionisti. La differenza tra l'amatoriale e il professionista è che il professionista vive di teatro, sì, e l'amatoriale lo fa per passione. Quindi esatto, spesso l'amatoriale è anche migliore del professionista, questa è la mia opinione da sempre. Sono amici tutti quanti, quindi vengono per amicizia, perché non ci potremo permettere quattro compagnie di questo livello quest'anno economicamente, ma visti anche i miei 50 anni di teatro, sono tutte compagnie con le quali o direttamente o indirettamente ho avuto a che fare, certo, quindi mi hanno dato una mano a ripartire. Ecco, abbiamo cominciato ieri con la festa della donna. Che avete fatto ieri per festeggiare la donna? Abbiamo usato anche il teatro, abbiamo rappresentato circa 12 personaggi femminili tirati fuori dal teatro, ognuna con le sue problematiche, la madre, la figlia, la donna di malaffare, la donna tradita, la donna traditrice, ognuna con una sua sfaccettatura che comunque rappresentava l'universo totale della donna. Ma avete fatto dei monologhi? Avete messo in scena? Sì, tutti monologhi erano, tutti monologhi intervallati da una cantante che ogni tot pezzi cantava un brano dedicato alle donne. Ovvio, ovvio. Bene, bene. Allora, parliamo di queste date. Finalmente si parla di teatro a Monte Prandone. Chi ci sarà in scena e quando? Allora, cominciamo sabato prossimo, sì, alle 9:30, alle 21:30, con uno spettacolo di Aldo Nicolai, Classe di Ferro. La regia è di un mio carissimo amico, purtroppo scomparso lo scorso anno, Andrea Caldarelli, ed è la storia di due anziani che, abbandonati dai figli, decidono di fuggire, di andare via. È ironica, allegra, ma anche molto triste. Ecco. Quindi insomma c'è un po' di tutto dentro. Di tutto, sì. Questo sabato 13 alle 21:30. Sabato 14. Sabato 14, ok, perfetto. Poi, andiamo avanti. Domenica 22 marzo al pomeriggio, una pomeridiana alle 17:30, tutto Shakespeare minuto per minuto. Questo è uno spettacolo mio, della mia compagnia, ed è una satira ironica sulle opere di Shakespeare. Praticamente in 90 minuti rappresentiamo con quattro personaggi tutte le opere di Shakespeare. Caspita, questo è un lavorone! Ma ovviamente in modo molto comico, ecco. Bene, bene. Ecco. Questo domenica 22, nel pomeriggio. E poi che poi altro c'è? Domenica 29, sempre al pomeriggio, una compagnia di Roma, la compagnia degli Stracci di Roma, di Adele Giommarini, rappresentiamo Spotting, che anche qui è la storia di una coppia matura in cui il marito si innamora della badante della madre, e quindi c'è questa ironia, questo voler continuare a vivere anche a tarda età, quindi un altro problema tipicamente di oggi. E chiudiamo il 18 aprile, sì, dopo Pasqua, con il clou della manifestazione, rappresentiamo La Traviata di Verdi. Wow! Ovviamente, essendo il teatro molto piccolo, non abbiamo lo spazio per l'orchestra, quindi sarà un pianoforte e un violino, però i cantanti, le arie saranno cantate tutte in una messa in scena con i costumi, quindi e alcuni pezzi, i recitativi, ci sarà Paolo Santarelli che racconterà un po' al pubblico quello che succede nei recitativi, che spesso anche il pubblico
quando va all'opera neanche capisce, e quindi forse è anche un modo per far capire l'opera. Sì, per far incontrare l'opera con il pubblico che insomma non è proprio abituato all'opera in generale. Benissimo, allora chiaramente tutto questo è anche visitabile su un sito per capire, per riprendere le date, gli orari, giusto? Sì, c'è un sito Facebook che è Laboratorio Progetto Teatro Monte Prandone. Ecco, e da lì insomma tutte le informazioni. Bene, mi sembra un calendario molto molto interessante. Io ringrazio Tonino Simonetti, ricordo il libro Teatrando, ricordo gli spettacoli per quanto riguarda il comune di Monte Prandone e chiaramente saluti anche al Nuovo Teatro Piceno, la compagnia che dirige come regista. Grazie a voi.